Tre giorni di incontri dedicati al dialogo fra le generazioni, alla riflessione sul futuro della montagna, alla scoperta della Valtellina. Dal 7 al 9 giugno torna il Festival Risorsa Anziani, organizzato da SPI CGIL Lombardia, dal sindacato pensionati della CGIL di Sondrio. Il velo è stato tolto oggi nella storica cornice di Castel Grumello, a Montagna in Valtellina. Piazza Garibaldi sarà il cuore della manifestazione, dove si terranno incontri sindacali, eventi culturali dedicati all'enogastronomia, aperti agli iscritti, al sindacato e ai cittadini. Martedì 7 giugno, per tutti gli appassionati di musica, a Teatro Sociale, il concerto del coro Città di Morbegno, del coro Cai Valmalenco, del coro Di Nota in Nota. Mercoledì 8 giugno, il convegno aperto al pubblico sul tema dell'ambiente e dei cambiamenti climatici, con interventi di importanti relatori e conclusioni a cura di Ivan Pedretti, segretario generale dello SPI CGIL nazionale. In agenda gli interventi del climatologo Luca Mercalli e di Giacomo Moioli, Fausto Gusmeroli e Angelo Schena. E avremo la fortuna di avere tra di noi Luca Mercalli, che presenterà un suo recente libro, quando dice: in alto c'è posto, cioè in montagna c'è posto e c'è la possibilità di vivere tornando alla natura, ovviamente non pensando di tornare a fare i lavori che facevano una volta, ma si possono svolgere anche in montagna lavori che con lo smart working si possono fare anche gli architetti, si possono fare anche i giornalisti, si può fare anche il medico con la telemedicina, e quindi si possono svolgere tutta una serie di iniziative per il rilancio della montagna, evitando l'abbandono. Giovedì 9 giugno la sala della Banca Popolare di Sondrio ospiterà la presentazione del libro Eppur bisogna andare, storie, volti e percorsi della resistenza in Lombardia, a cura di Roberto Cremaschi, con interventi di esponenti di ANPI e le conclusioni di Stefano Landini, segretario organizzativo dello SPI CGIL nazionale. Tra gli itinerari presentati anche quello dedicato alla resistenza nella zona di Sondrio, in particolare a Triasso. Festival Risorse Anziani, che abbiamo, come dire, accolto con piacere di tenerlo a Sondrio. Me l'hanno proposto nel settembre dell'anno scorso a Cattolica. Abbiamo detto sì, lo facciamo e lo vogliamo fare nel miglior modo possibile, nella nostra splendida valle. Sarà anche una preziosa occasione per scoprire le tradizioni enogastronomiche valtellinesi in campo le scaralatrici dell'Accademia del Pizzocchero di Teglio. Ricordiamo che lo SPI durante la pandemia ha realizzato delle iniziative molto concrete. Sì, abbiamo, grazie allo SPI regionale, dove abbiamo aderito anche noi come SPI provinciale, abbiamo consegnato due stanze degli abbracci, una alla casa di riposo di Sondalo e l'altra a quella di Nuovo Olonio. Da lì è nato un progetto, perché dentro la casa di riposo di Nuovo Olonio ci sono anche dei ragazzi diversamente abili che saranno presenti il pomeriggio dell'8, di mercoledì 8, dove presenteranno la loro opera che hanno realizzato riguardante i cambiamenti climatici.